talk this over. Let's make some plans. 'Cause I think I've had enough of just being friends. Equals love. Buongiorno amici di Telebelluno e benvenuti a questa puntata natalizia di Sette Ville e Segusino Parole e Immagini dal Basso Feltrino, il mensile di informazione dei comuni di Allano di Piave, Querovas e Segusino. Parleremo fra poco di presepi e di Natale. Colgo l'occasione per ringraziare Valdo TV che ci ospita nello studio 7 a Segusino e diamo subito la linea a Petra Mondin per i servizi dall'Allano di Piave e Querovas. A te Petra. Grazie Anna. Il mese di dicembre proporrà certamente tanti spunti dedicati ad eventi legati al Natale, come gli ormai rinunciabili presepi e i relativi appuntamenti. Purtroppo gli importanti e positivi sviluppi legati alla fusione fra Querovas e Allano ci hanno di fatto impedito di dare spazio nelle precedenti puntate alle molte iniziative che hanno interessato il territorio dell'Unione Sette Ville. Pertanto, in questa puntata cercheremo di fornirvi un sunto delle principali, partendo dall'inaugurazione di una struttura ricettiva a Schievenin, proseguendo poi con la sagra della zucca a Caurera e con l'ingresso del nuovo parroco Don Giuseppe Bertin. Infine, Tristano dal Canton ci ha fornito un breve resoconto di un evento proposto al Centro Culturale di Quero. Vediamo! Il comune di Querovas continua a puntare sulla promozione turistica della bellissima valle di Schievenin. L'inaugurazione della nuova struttura ricettiva al borgo, avvenuta giovedì 14 settembre, è infatti l'ultimo evento in ordine temporale che testimonia tale volontà. Prima del taglio del nastro, il sindaco di Querovas, Bruno Zanolla, ha voluto sottolineare l'importanza dell'evento che ha restituito alla comunità lo stabile dell'ex scuola elementare. Un pensiero in ringraziamento all'onorevole Aldo Brancher e al ministro Calderoli, che a suo tempo hanno ideato questo fondo e che qui si vedono i risultati concreti di questa attività. Dicevo, un intervento, uno dei primi finanziati, è finito qualche anno fa, ma completato grazie a un bando che il comune ha fatto, ha individuato i gestori, dei gestori che hanno già una grossissima esperienza, e quindi è partita una nuova attività, e anche questo è un motivo di grande soddisfazione, in una valle finalizzata al turismo e quindi alla crescita ulteriore della nostra comunità, in particolare per quelle che sono le valenze. Questa è una valle frequentata tantissimo dagli arrampicatori e non solo, e la vicinanza anche di tutto quello che è il settore vitivinicolo della vicina Valdobbiadene e tutte le nostre Dolomiti bellunesi, credo che sia un vanto unico anche per i nostri territori un po' di periferia. All'inaugurazione ha presenziato anche l'onorevole Dario Bond, che si è complimentato con Zanolla. Questo è un sindaco che batte i pugni dove serve, che cerca di portare a casa sempre qualcosa per il suo territorio, per la collettività, lo fa con i fondi comuni di confine, lo fa con i bandi PNRR, lo fa col turismo, lo fa con tante altre materie. Sindaci di questo tipo bisogna tenerseli stretti, perché sono una grande risorsa per il territorio della provincia di Belluno, ma soprattutto sono anche quella sicurezza che i cittadini cercano nel realizzare le proprie cose. In rappresentanza della provincia e dell'Unione Montana c'era anche il sindaco alanese Amalia Serenella Bogana, che si è complimentata per l'occhio di riguardo che l'amministrazione di Querovas ha sempre avuto per la valle di Schievenin. È poi intervenuto l'assessore comunale Cristina Dalla Rosa, che ha perseguito quale obiettivo, fin dalla sua elezione, lo sviluppo turistico della valle di Schievenin. Ci tengo veramente tanto a questa inaugurazione, ha esordito Dalla Rosa, perché è stata la prima cosa a cui ho lavorato e alla quale ho creduto ben prima che le cose prendessero una piega così favorevole per la nostra valle. Sono certa che questa struttura funzionerà alla grandissima, perché ci sono un sacco di richieste che dimostrano che la gente sta solo aspettando l'apertura di questa struttura. Sono contentissima che Anita e Stefano si siano aggiudicati la gestione, perché sono dei grandi lavoratori e imprenditori. I nuovi gestori hanno ringraziato i presenti e hanno sottolineato la loro convinzione di credere nella potenzialità turistica della valle. La struttura, che dispone di 6 camere completamente accessoriate con terrazzo rivolto verso la bella valle di Schievenin, è stata benedetta da Don Francesco VII. Al taglio del nastro e alla visita ai locali è seguito un ricco rinfresco. Un autentico esercito di persone, al punto che è praticamente impossibile stabilire quante siano state, si è riversato a Caurera durante la 3 giorni dedicata alla 28ª Sagra della Zucca.
Fra concorsi, mercatini di zucche e di ogni altro prodotto artigianale, momenti musicali, iniziative dedicate ai più piccoli, la Sagra di Caorera è divenuta un appuntamento ormai irrinunciabile per i molti appassionati di gastronomia e in particolare della cucina a base di zucca santa bellunese, trasformata e presentata sia allo stand principale che in quelli tematici sparsi all'interno dell'ampio tendone e nel parco esterno, sotto tutte le forme possibili. Primi e secondi piatti, dolci, gelato, salse, marmellate, in abbinamento a salumi e formaggi, birra, eccetera. Ed è proprio anche per questo successo che il frutto coltivato nella frazione Bassofeltrina ha ottenuto la certificazione del settore agroalimentare DECO, denominazione comunale di origine, che ha la funzione di legare un prodotto o le sue fasi realizzative ad un particolare territorio comunale. L'ambito riconoscimento è stato consegnato al presidente della Proloco di Caorera, Walter Zanella, alla presenza del presidente dell'Umpli Veneto, Giovanni Folador, del presidente del comitato Umpli Proloco Bellunesi, Davide Praloran, dell'assessore comunale Cristian Corrà, del consigliere provinciale delegato Danilo De Toni e del delegato DECO Claudio Crotti, che è stato alla base del percorso fatto dalla Proloco per riuscire ad ottenere questa certificazione. Oltre alla targa che ha ufficializzato l'ottenimento della certificazione, alla Proloco di Caorera sono state consegnate altre due targhe. La prima dal presidente regionale Folador e la seconda per conto della provincia dal presidente Praloran, entrambe per il 50° anno dalla fondazione del sodalizio. Oggi doppia festa a Caorera con la Proloco, con i suoi primi 50 anni, quindi una partenza perché possa essere un traguardo per altri 100 anni. Secondo festeggiamento la DECO di cui oggi viene data alla Consorzio e alla Proloco e al Comitato della Zucca Santa Bellunese. È il primo riconoscimento che l'Umpli Veneto insieme agli amici della DECO oggi consegna. Oggi è una giornata importante qui a Caorera e siamo ben felici di essere presenti per festeggiare diverse cose, innanzitutto il 50° della Proloco. E non è una cosa da poco, 50 anni, ma poi il riconoscimento avuto dall'Umpli nazionale per la festa della zucca della Sagra di Qualità. È qualcosa di straordinario, sto vivendo anch'io questa manifestazione oggi ed è veramente ad alti livelli e merita sicuramente i riconoscimenti che ha avuto. Ed ora documentiamo il cambio del timoniere nelle parrocchie bassofeltrine, dove partendo da Alano di Piave lo scorso 15 ottobre per proseguire nei giorni successivi, le comunità parrocchiali di Alano, Quero, Campo e Vas hanno accolto il nuovo parroco Don Giuseppe Bertin. Sono diventato sacerdote nell'88, ho fatto 5 anni come cappellano e poi sono partito per le missioni, quasi 15 anni in Brasile. Ci metterò tutto l'impegno per soprattutto ascoltare, imparare e cercare di costruire qualcosa, insomma, nei limiti del possibile assieme alla gente. Da oggi è parroco della collaborazione pastorale di Valdobbiadene, Quero e Alano. Don Giuseppe è stato accolto di fronte alla chiesa di Alano dai due sindaci Amalia Serenella Bogana e Bruno Zanolla. Roberto ha frenato bruscamente, infilandosi dietro un bidone dell'indifferenziata. La scrittrice Sonia Sacrato è stata giovedì 17 novembre al Centro Culturale di Quero Vas per presentare il suo ultimo libro L'Enigma del Gatto, che completa la sua trilogia. La presentazione si è svolta in modo molto originale, guidata da un fantomatico tenente Colombo, impersonato da Mauro Uttone, anima del Centro Culturale di Quero, e dalle sue reclute del RIS locale. Sonia ha in Natalia Vas, la mamma è nata Vas, da cui l'ambientazione del suo primo romanzo, La mossa del gatto, per cui mantiene vivi i rapporti con il nostro territorio feltrino. Sonia Sacrato è nata e vive a Padova, ma ha un pezzo di cuore che pulsa all'ombra delle ginestre a Torino. Appassionata di storia dell'arte e di musica, ama spesso intrecciarle alle trame con cui talvolta riporta in vita storie dimenticate. Tutti i proventi vengono donati all'associazione Progetto Aisha per contrastare la violenza e la discriminazione contro le donne. Infatti, buonasera. Mi hanno chiamato per indagare. Abbiamo una truppa anche da come si chiama?
poi mi viene in mente, perché tutti questi libri in fila, Mosca, anche lui che scrive, Beffa! è la per stemplare almeno, perché ti vedevo. E con un occhio rivolto alle festività natalizie e uno all'inizio del nuovo anno, prima di restituire la linea ad Anna, auguro a tutti voi buone feste. A te, Anna. Grazie, Petra. Come promesso, parliamo ora di presepi, in particolare parliamo del tema di quest'anno del presepio artistico di Segusino e del resto dei presepi sparsi per le borgate di Segusino. Natale del 1223, quando un giovane di nome Francesco, a Greccio, un piccolo paesino del Lazio, diede vita a quello che fu il primo presepio della storia. Oggi, 800 anni dopo, gli amici del presepio di Segusino, un po' anche discepoli di San Francesco, vogliono ricordare questo evento che diede vita, oltre che al primo presepio della storia, anche a quella che per tutti i presepisti è molto più di una semplice passione o di un semplice hobby. Un qualcosa che qualcuno ha addirittura definito un apostolato. Come da tradizione ormai, siamo andati a curiosare nel cantiere del presepio artistico di Segusino per scoprire le novità in arrivo per il Natale 2023. Ed una delle anticipazioni più curiose che ci hanno raccontato gli amici del presepio è che quest'anno porteranno il presepio di Segusino nel presepio di Segusino con i San Francesco segusinesi. Vogliamo però lasciarvi un filo di curiosità, quella giusta curiosità che durante il periodo di apertura del presepio, che sarà dalla notte di Natale fino a domenica 4 febbraio 2023, vi condurrà a scoprire anche questa particolare edizione dell'ottocentesimo anniversario. Edizione che gli amici del presepio di Segusino stanno allestendo fin da fine agosto. L'edizione Natale 2023 del presepio artistico di Segusino è intitolata E noi? 800 anni da quella volta. Il payoff E noi è un omaggio ad una persona molto cara ai presepisti di Segusino ed un richiamo ad una delle omelie più riflessive di questo caro amico, prete missionario di origini segusinesi, mancato poco tempo fa. Anche su questo tema vogliamo lasciarvi un giusto filo di curiosità. Il presepio artistico, allestito come di consuetudine presso la ex casa del cappellano in Viale Italia 270, Segusino, Treviso, sarà aperto, come dicevamo, tutti i pomeriggi dalla notte di Natale fino al 4 febbraio 2024 e i giorni festivi anche al mattino. Gli orari completi e tutte le informazioni si possono trovare sul sito internet www.presepiosegusino.it, sui social Presepio Segusino oppure telefonando al 334-379-7867. Come di consueto, l'entrata è libera. Ritorna anche alla scoperta dei presepi e dei borghi di Segusino, con vari presepi, allestimenti natalizi e borghi unici tutti da scoprire, da centro paese fino a Milies, passando per il borgo di Stramare, Riva Secca e Riva Grassa. Il tutto unitamente ad una serie di eventi musicali assolutamente da non perdere. Da non perdere nemmeno la notte di Natale tra le borgate del paese, dove i vari gruppi spontanei offriranno a tutti i presenti vin brûlé e tante altre prelibatezze nel calore della notte santa, accompagnati dalla musica natalizia dei Babbi Natali Bambistici di Segusino. Vi invitiamo a scoprire tutti i dettagli su www.presepiosegusino.it oppure sui social Presepio Segusino. E qui
Quindi, come da tradizione, vi aspettiamo a Segusino dalla notte di Natale fino alla prima domenica di febbraio 2024. Sette Ville e Segusino Parole e Immagini dal Basso Feltrino, il mensile di informazione dei comuni dell'Anno di Piave, Quero Vas e Segusino, va in onda su Telebelluno ogni primo giovedì del mese alle ore 18.50 e 21.50 e ogni primo venerdì del mese alle ore 7.30 e 13.30, seguito poi da altre repliche il terzo giovedì e venerdì del mese, sempre agli stessi orari. Tutte le informazioni le trovate sulla nostra pagina Facebook. E anche quest'anno 2023 volge al termine, anno che tra le tante cose ha ospitato la nostra 100ª puntata. Noi vi ringraziamo per seguirci costantemente e vi auguriamo un buon Natale e un felice anno nuovo. Ci vediamo alla puntata di gennaio 2024. Ciao! Talk this over, let's make some plans, 'cause I